30 anni della DIA, una mostra itinerante che si inaugura oggi a Genova, che cosa racconta? Questa è la 20ª tappa della nostra antimafia itinerante. Con la mostra e con i convegni che stiamo facendo vogliamo rivolgerci alle giovani generazioni per spiegare loro che cos'è la mafia, che cosa è stata e soprattutto che non è una cosa del passato. Come una volta mi disse un ragazzo in una scuola quando gli chiesi che cos'è la mafia, mi rispose è una cosa dei tempi di Falcone e Borsellino. No, le mafie sono una cosa molto attuale, sono una cosa che impatta sul futuro delle giovani generazioni. Le mafie non uccidono solo le persone, ma uccidono il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Sono molto presenti, si dedicano agli appalti, si dedicano ad acquisire potere attraverso il denaro, hanno fiumi di denaro che gli vengono dai traffici di stupefacenti. Dobbiamo impedire che questa forza economica riesca ad imporre un'economia che non è un'economia sana, non è un'economia bella, un'economia che produce lavoro, soprattutto che non è un'economia che poi potrà produrre un domani lavoro per i nostri figli. Il radicamento della mafia in Liguria ormai è acquisito anche a livello giudiziario, eppure continua ad esserci una bassissima percezione sociale. Ma la realtà è che lo dimostrano le vicende giudiziarie, che da oltre 30 anni la mafia è presente anche in Liguria. Ricordiamo già 30 anni fa i tentativi di acquisizione del casinò Oltrefrontiera, la presenza a Sanremo, la presenza a Genova e nei dintorni sia di Cosa Nostra siciliana sia della camorra napoletana. È chiaro che non siamo in presenza di fenomeni così allarmanti come è nelle regioni del meridione, ma il nostro lavoro a fianco dei prefetti con interdittive antimafia e al fianco dell'autorità giudiziaria nelle indagini giudiziarie deve essere volto proprio ad evitare che anche questa regione possa diventare preda stabile degli interessi mafiosi. Movimento Tara e Appalti si confermano il grande business delle mafie, a partire dal cantiere di demolizione del Ponte Morandi fino alle ultime interdittive. È un lavoro straordinario quello che fanno i prefetti a livello di prevenzione amministrativa. La DIA è a loro fianco all'interno dei gruppi interforze delle prefetture per sostenerli, per aiutarli, per dargli le informazioni utili affinché possano essere bloccati i tentativi di infiltrazione degli appalti pubblici. Ecco, l'ultima operazione grande che è stata fatta in Liguria è Alchemia del 2016. Che cosa è successo da quel momento? L'Andrangheta è stata più brava a nascondersi? Ma oggi sono molti anni che l'Andrangheta, così come la criminalità organizzata endogene, ma anche quelle estere che ormai operano in Italia, a volte in appalto con le grandi mafie tradizionali, e tendono oggi di essere in una fase di sommersione. Non vogliono essere visibili, non mettono esplosivo, non uccidono magistrati e forze dell'ordine, perché è il loro intento di non avere uno scontro frontale con lo Stato, ma quello di impadronirsi di settori dell'economia per poter poi gestire una economia non sana, un'economia malsana che inficerà fortissimamente sul futuro dei nostri figli.